pesantezza e ancora l'impegno è totale. E, portici, vabbè, insomma, molti di voi conoscete la storia, insomma, l'impegno che abbiamo dato sul territorio. E, inutile dire che insomma, un po' di rammarico c'è per quello che è stato il risultato, ci aspettavamo qualcosina in più, non tantissimo per la verità, perché noi avevamo già messo in conto che non avremmo raggiunto assolutamente quei risultati delle politiche, pensavamo di raggiungerne poco meno della metà, cioè pensavamo di raggiungere intorno al 10%, 10-12% e mettere due consiglieri, se ci andava bene tre. È chiaro che insomma, non era questo, cioè questo è il nostro obiettivo, non è stato raggiunto. Sulle motivazioni, credo che sia questo l'argomento un po' più che interessa a tutti. Sono di diversa natura, ovviamente. Ovviamente quella più immediata, che io ho anche a caldo commentato sul nostro comunicato, che poi abbiamo percepito da subito, perché chi non sta sui territori, nel senso che non esce quotidianamente a incontrare la gente, non si può rendere conto, ma noi che abbiamo vissuto la campagna elettorale delle comunali, contemporaneamente alla maturazione di un'idea che stava avvenendo nei cittadini in ambito nazionale, perché quotidianamente che quando incontravamo i cittadini la gente ci dava risposte, opinioni, sensazioni su quello che era l'andamento nazionale. E noi da subito abbiamo segnalato che c'era una percezione negativa da parte dei cittadini su quello che su come veniva visto il movimento e su come l'attività del movimento veniva percepito dai cittadini, che ovviamente tante cose non le conoscono, hanno semplificato la comunicazione, hanno semplificato il messaggio e siamo apparsi di fatto poco